Benvenuti su HackaGaming, andiamo a provare un gioco che al momento è gratuito in regalo agli abbonati a Prime di Amazon, quindi con Amazon Gaming 18 e 33. Comunque il gioco l'avrete visto dal titolo, è The Occupation, la lotta. Have you done? Scarlet, please sit down. Sit down. Do you think taking my children is going to stop me? Stop you from doing what exactly? Where did you take them? This is far more important right now. More important we need stability. Ci serve stabilità. The country needs stability, and this act provides that. Work with lavora con me. This country needs its freedom. Michael non avrebbe mai accettato. Sì, ma chi siete? He's the one that started this act and he did it. Michael is dead. Lui è morto. This country is a far different place than it was 3 years ago. There's rioting in the streets for God's sake. Ci sono tumulti nelle strade. Ci serve maggiore sicurezza ora più che mai. Sì, ho capito, ma c'è gente che vuole farci del male. Io non posso permetterlo. La decisione non spetta a te. La gente deve sapere che il governo sta mentendo a tutti. Non riuscirai a farmi tenere la bocca chiusa. E mo tira fuori la pistola e le spara. No. Adesso non te ne rendi conto, ma non hai davvero altra scelta. Che roba è? E apri. Apri il dossier, mi pare giusto. Si spaventa prima di vedere che roba è. Quindi? Ha aperto il dossier, se n'è andata. Che è successo? Un gioco con Unreal Engine. Ma vabbè, frega tanto. Presentato da Humble. Ancora. Vabbè, ma. Che è successo? Creato da White Paper Games. Sì, vabbè, ma. Sapendo ciò che so ora, lo rifarei da capo? E che ne so? Qualcuno si farà male comunque, immagino. Ma ho fatto quel che ritenevo giusto in quel momento. Sì, ma che hai fatto? Un po' come tutti, no? Ok, mo c'è il flashback e riviviamo tutto? No. Camminiamo mentre lei fuma. Ha buttata così. Potevi spegnerla almeno prima. Qui non c'è niente. Entriamo dalla finestra. Marlon non si ricordava mai di chiudere le finestre. Allora, con B si accovaccia. Con X tiene premuto. Afferra, che deve afferrare? Chiude. Ah, ma perché dovrei chiudere? No, riapri. Entriamo, ci mettete pure 3 ore tra l'altro a chiudere la finestra. Ok. Perché qua ci sono tutte queste luci? Allora, qui che c'è? Un tesserino, chiave magnetica, raccogli. Tieni premuto per prendere l'oggetto. Alex Dubois, Bauman Building. Ma già l'aveva preso. Ok, qua che cos'è? Chiave magnetica, metti via, vabbè. Silhouette. RS, modalità U, che cos'è? Ah, la traduzione. Trova il disco Silhouette. Nel mio ufficio ho una copia della password del server Silhouette nel caso che me la dimentichi. Va bene. Che cos'è questo Silhouette? Non si sa per ora. Usciamo. C'è qua tutta roba super moderna. E qua i computer del dopoguerra. Perché? Qui? Niente. Lì una roba strana con un pelato di spalle. Niente. Vabbè, passiamo il tesserino. Cambia identità, che vuol dire? Ah, Dubois. E come la cambio di nuovo? Tessera attuale. Sì, ma voglio ricambiarla. Vabbè, sono lui. Scorri giù. No floppy disks detected. Key cards were beginning to restrict everyone's access. Ma dai! Having the correct level of security clearance was important. Ma si è chiusa. No floppy disks detected. Vabbè. Cioè, non mi ha neanche dato il tempo di entrare.
Tieni premuto per afferrare la maniglia X apri. Cioè, che vuol dire? Se tengo premuto, apro piano, richiudo, apro, chiudo. Se premo X, lancia la porta, va bene. Steve, la cassetta dei fusibili dell'ufficio di Charles Bowman fa le bizze. Cosa di nuovo? Chi sono? Dai, non... RT più da vicino, che vuol dire? Ah, zoom. Non serve correre su giù per le scale in 10 minuti. Steve e Dan erano di ronda quella notte. Nuovo indizio. Che indizio abbiamo? La sorveglianza non accorrerà nell'ufficio di Charles Bowman se la cassetta dei fusibili viene disattivata. Raccogli la tazza del caffè. Che ci devo fare? Rimetti a posto. Ma perché me l'hai fatta raccogliere? Rivista. Rimetti a posto. Ma che mi fa raccogliere a fare le cose se non servono? Questo serve a qualcosa? Una Bretagna, una persona, un voto. Cioè, ci abita solo il pelato, sarà lui. Vota solo lui, praticamente. Abbassiamoci. Sì, mi sono già accovacciato. Rialziamoci. Qua posso prenderlo il foglio? Esamina la nota. People were still researching People Union were. Vabbè. Le Law. persone Do stanno you ancora look cercando. Union Law. Vabbè. Tutti i diritti alla rappresentanza legale relativi all'individuo in questione. No, ma è troppo lungo. Non mi va di leggere. Gli individui in questione possono essere sospesi per 48 ore, non incluso il tempo impiegato per la detenzione del detto individuo. Tale periodo di tempo viene indicato nel prosieguo come intervallo di moratoria. L'intervallo di moratoria può durare fino a, in via non limitativa, 12 ore. Se l'individuo viene incriminato per nuove accuse entro le 12 ore assegnate, entrerà in vigore un nuovo intervallo di moratoria. No, vabbè, dai. Ciao, no, non mi interessa. Bidone, apri. Gomma. Prendiamo. Bidone, apri. Mela, tazza di tè. Mela. Prendi. Ma che ci devo fare con sta roba? Ah, posso prendere una sola cosa? No, la mela non la voglio. Tazza di tè? Non la voglio. Mi tengo la gomma. Non so che ci posso fare, però. Ah, è su per arrampicarsi. Va bene. Sigarette. Meredith Slim, Creed, Victory Mental, Piccadilly, Camilleri, questa che è? Bar of Light e Picton. Raccogli il libro. H.J. Miller, non ce ne frega niente. Un'altra tazza di tè. Qui sopra, che cos'è questo? Ma lasciano i gettoni così, prendi l'oggetto. Gettone, metti via. Vabbè. Lasciano gli oggetti così in giro. LT più L per appoggiarsi dove? Perché mi dovrei... Ah, posso... Per sporgersi magari. Ma perché? Che mi frega? Io vado. The guard patrol was Le quite ronde della loose at the struttura erano facility, tutt'altro che rigorose. Almeno before prima all di of tutto this. questo. They wouldn't be back anytime Non soon. sarebbero tornati molto presto. Ah, già se ne sono andati, quindi vado proprio tranquillo. Questo che cos'è? Nuovo indizio. La cassetta dei fusibili nella sala principale è collegata all'ufficio di Charles Bowman. Ah, stacchiamo. Ah, dobbiamo aprire. Ok. Voglio levare questo. Boh, li levo tutti. Che ci frega, stacchiamo tutto. E ciao. Tieni premuto e apriamo. Ufficio di Charles Bowman. Intanto io ho staccato tutto così arrivano sicuro. Cos'è questo? Un floppy disk? Prendi oggetto. Ha lasciato la gomma. Everything I needed was on Tutto that quello che mi serviva. cartridge. Il destino di una Eight of nazione in emission un and mucchio ones di and 0 e zeros. 1. Play che cosa? Hai due messaggi. Messaggio 1. Charles, I had a look Ho dato into the un'occhiata a quel security problema di concern sicurezza di you were cui mi asking me avevi about, parlato. and E it potresti aver turns out scoperto you've qualcosa learned di something. interessante. Quindi, non Don't fare do niente di anything rash, affrettato. you know.
Lo sai, fammi uno squillo, parliamone e già... Ok, sì, ma che? Sta a parlare da solo. Ciao, ciao per ora. Vabbè. Messaggio. Charles, sono Michael. I miei ragazzi sono piuttosto agitati per tutta questa faccenda di Alex. L'ultima volta mi avevi detto non voglio mettermi a puntare il dito, ma... Forse è meglio vederci domani per parlarne? Che ne so. Oppure già, ma questi se non saprei, questi fanno domande, parlano da soli. Chiamami appena puoi. Bip della segreteria, ok. Come si cancellano? Glieli cancello. Non si può. Vabbè. Effettua chiamata in uscita. 5, 6. E chi devo chiamare? Che ne so, via. chi devo chiamare? Dai, facciamo un po' di numeri a caso. Effetto a chiamata. Chiamiamo la polizia italiana. 113. Vediamo chi risponde. Nessuno. Niente. Proviamo il 911. 9. 1. 1. Manco il 911 risponde. Alzati. Ah, aspetta, com'era per guardare più da vicino questo? Non vedo niente comunque. Allora, 999 per polizia, ambulanza e 100 per l'operatore. Ovviamente chiamami il 999. E non risponde. Ma devo premere qualcosa per far partire la chiamata? No. Chiama? Chiamiamo il 100. Vediamo se risponde almeno l'operatore. Che è successo? The number you have dialed is currently unavailable. Please try later. Boh, vabbè, andiamocene. Boh, scendiamo. Come si corre? Con questo no. Con questo si zoomma. Premendo no. Sì, forse sì. Perché mi devo appoggiare? Ma io vado tranquillo, che mi frega. Squillo del telefono. Ma al piano di sopra? O qua? Ho perso una telefonata da Michael quella sera. Ma è questo coso, no? Scarlett Carson, è lei? Apri. Ufficio di Scarlett Carson. Sarà che... Forse pretendo un po' troppo dai giochi, ma... È noioso. Ditemi voi cosa ne pensate. Sfonda la porta. Non si può passare. Almeno... Perché ha aperto in questo... Vabbè. Beh, giustamente si apre solo in una direzione, generalmente la porta. In molti giochi la apri sia da un lato che dall'altro. Allora. Passiamo sempre Dubois. Dubois qua non ci può andare? Io c'ho solo Dubois. Che devo fare? Qua non c'è niente. No, molto probabilmente questo gioco sta per essere disinstallato, ma proprio immediatamente. Ritorniamo all'ufficio di Scarlett, vediamo se magari nei cassetti. Apri il cassetto, qua non c'è niente. Bidone ci vediamo dopo, niente. Stilografica, bussola, passaporto. Prendi, non so che ci dobbiamo fare però. Che ha buttato? Il floppy disk, ma gli serviva. Ma butta sto coso. Floppy disk ha detto che era l'unica cosa che le serviva. Nota. Alex, ho appena ricevuto una notifica dal sistema. Risulta che hai impostato la seguente password per il server Silhouette nel Bauman Building. Spoof7. Ti prego di cambiare, dato che è molto facile da indovinare per chiunque conosca la tua famiglia. Vabbè, ma... Pessimo gioco, noioso. Aggiungi floppy disk. Perché devo aggiungere? Cioè, devo buttare il floppy disk. Indaga sulla segreteria telefonica. Ho un messaggio. Ascoltiamolo.
Hai un nuovo messaggio. Sì. Hey, Ali, vabbè, quello che ha già sentito. Ferma il messaggio e andiamocene. Qui mi sembra di non vedere niente. Qui sopra una nota, ce ne frega niente. Qui c'è qualcosa? No, della sedia non mi interessa. La nota, la stessa che c'era lì. Non mi sembra di vedere niente di importante. Andiamo a vedere se nell'ufficio di Alex Dubois ci si può entrare. Laboratorio di Alex Dubois. Un'altra nota. Il numeretto per fare la fila alle poste. C'ho 167 persone davanti, quindi posso pure andarmene, che tanto ci faccio notte. Il server silhouette. Ah, ecco, il server silhouette. Ficchiamo il disco. Inserisci il disco ad alta capacità e un mega. Altissima capacità. Nuovo indizio. Premiamo. Che vuoi? Qual è l'indizio? C'è un server nel laboratorio di Alex Dubois al primo piano. Credo che sia questo. Disco di avvio, avvia. E la tastiera? Con che l'avvio? Come l'avvio? Non c'è... Non vedo nessuna tastiera. Come premo su avvia? È touch. Ah, ecco il mouse. Ma come lo sta muovendo il mouse? Con cosa? Vabbè, non ho idea di come stia muovendo il mouse. Non c'è il mouse. Vabbè. Silhouette, inserire. Ah, che era FUS 7. Come lo inserisco? Eccolo. Leva questo. Era FUS 7. Però manca una lettera, quindi secondo me non era FUS 7. Password errata. Benissimo. Andiamo a rivederla perché me la sono dimenticata. Ma era FUS 7. Ho dimenticato una lettera? Dov'era? Era questa? Spoof 7. Ok. Spoof 7. E corri. Andiamo a mettere spoof 7. Cioè questo va con computer del dopoguerra. Ah, eccola la tastiera. È lì. Il mouse però non c'è. Mo non so dove l'hanno messo. Comunque, vabbè. Ritorniamo qui. Conferma. E riscriviamo. Quindi è spoof 7. Ok. Stavolta è giusta, invia. Dai, invia. Conferma backup dei file. Sì. Ah, entrano tutti su un dischetto. Benissimo. Pista completata. Software silhouette. Consulta dossier. Consulta. Niente, vabbè. Non, durante il backup dei file non si può consultare il dossier. Ok. Che è successo? È esploso. E in quel momento ha distrutto il computer. Change forever. Steve, I'm out of security alert. I've paged you the location. Dove stanno? I didn't want security non to see me. Volevo farmi vedere dalla sorveglianza. Ah, ok. Already on edge from the server. Ero già allerta per il server saltato. Ok, corriamo su. Non ho idea di come si esca, ma... Ah, vabbè, giustamente si esce da dove è entrata. Che dov'è? Non ne ho idea.
Fantastico, adesso per trovare l'uscita qua. Il personaggio ha visto qualcosa. Quale personaggio? Vabbè. Ah, consulta il dossier. Che ha visto? Sì, sto scappando. Aspetta, dammi il tempo. Eccoci. Salta giù, buttati. Non può... Dai, scavalca. Non scavalchi. Di qua? Neanche. Credo che non fosse questa l'uscita. Come ci sei arrivata su sta finestra se non è qua l'uscita? Dai, davvero non è qua. È lì, quel coso. Scavalchi e scendi lì giù, no, eh? Qui non c'è niente. Lì non c'è niente. Andiamo di nuovo di qua. Quindi non si usciva da lì. Lì su non ci va. Se c'è qualcuno, non mi pare che ci sia nessuno. E andiamo. Some of the lifts were temperamental. You'll have to learn your way around when you're there. Piano terra, chiudi le porte, seminterrato. Andiamo al seminterrato. Non lo so dove sto andando. Che devo fare? Afferra. Ma ci sto già allora al seminterrato. Piano terra, primo piano. Questa lampadina che è? Oh, andiamo al terzo piano. Chiudi le porte. Ok. Sta salendo? Non mi sembra, sta zero. Dai, terzo piano. Ma vai al terzo piano. Al secondo. Piano terra. Seminterrato. Non va da nessuna parte. Ok, usciamo. Qua. Presa d'aria. Infiliamoci nella presa d'aria. Ecco, benissimo. Non abbiamo fatto neanche un po' di rumore. Stacco musicale uscita dall'area. Vabbè. Stacchetto uscita personaggio dall'area. Ma che... Tieni premuto e apri presa d'aria. Cos'è? Tutto nero. Beh, buttiamoci. Crescendo personaggio vicino a te. Cioè, c'è qualcuno che sta crescendo. Dov'è il personaggio vicino a me? Non lo vedo. C'è qualcuno? No. Ma quello è il coso della posta, la fila della posta ci sta. C'è qualcuno qui? Steve, che numero sei? Stai prima di me? Come scendo?
Fammi scendere. Ma dai, praticamente sono ritornato. Com'è possibile che sono sceso e sono in realtà invece sono salito? Questo che cos'è? Dove stava? Made my way downstairs. Ok, sono sceso al piano di sotto, continuiamo a scendere. Personaggio vicino a te, dov'è? Al momento non vedo nessuno. Oh, andiamo. Si esce da qui? Ovviamente no. Qui? No. Eccolo, ciao. M'ha visto sicuro. Cioè non può non avermi visto. Dove sta? Fire exit was the only route out. Ok, uscita d'emergenza. That green glow was my only focus now. Once I was out, there was no way back in. Gli eventi si verificarono dopo e furono fuori dal mio controllo. No, vabbè, comunque confermo. No, dai. Oh, Mrs. Carson. Ah, cioè, non mi aspettavo di trovarti ancora qui. Uccidi Dan. Devo segnarti nel sistema come immagine. Non ho capito. Dagli una botta in testa. Ancora qui, Scarlett? Non sono Scarlett. Non gli si può dire. Che è successo? No, fatemi sapere nei commenti se a voi è piaciuto questo gioco, se ci state giocando. Come detto è canale Turing, come detto è ancora gratuito agli abbonati ad Amazon Prime con Amazon Gaming. Ok, mi ha segnalato e io intanto. C'era un'aria pesante, ci credo, sta nelle fogne. Protesters were getting worse even before what happened. No, vediamo un po' la città e poi allontanandomi dalla struttura avevo quasi dimenticato quanto fosse brutta la situazione. Tutto rotto. Si può girare questo coso? Tieni premuto, chiudi serratura. Sì, alcune meccaniche di gioco sono pure carine, divertenti, ma non lo so, non mi prende più di tanto la trama. Al momento è iniziato un po' troppo lento, non c'è una. Chiudiamo pure quest'altra. Questa non si può chiudere? Ok. Non è ancora ben chiaro quale sia la trama, cosa bisogna fare. E questo sicuramente rallenta molto il gioco. Qui ancora non si passa. Capisco magari voler svelare piano piano i dettagli e quindi non subito far capire tutto. Però arrampicati. Però per fare così il gioco magari deve essere un po' più veloce, perché altrimenti passa la voglia di scoprire. Cioè non mi interessa più scoprire cosa succede. È semplicemente un gioco lento. Il canale era sempre così pacifico. Vabbè. Quindi confermo che almeno personalmente
non continuerò a giocarci, non mi ha preso per niente. Fatemi invece sapere voi, mi ricordo qualcuno che stava ascoltando della musica in barca sul canale, vabbè, ci frega niente. Oggi non sarebbe sicuro stare lì. Ma la posso fregare la barca? No. Non mi ci fa neanche salire, no. Andiamo. La camminata verso casa di solito mi schiariva le idee dopo una giornata di lavoro. Che bella camminata verso casa, quella sera era diversa. Stavo pensando a Michael. A come mi avrebbe aspettato a casa. Avevamo tanto di cui parlare. Il preatto dell'unione stava lacerando la città. Molto presto la rivolta sarebbe divampata in tutto il paese. Questo è Dio. Mi sentivo incapace di creare un cambiamento. Ma stai pescando in un canale schifo delle fogne. Vabbè, no, comunque finisco qui con il video, quindi chiudiamo qui questo video. Ripeto, fatemi sapere nei commenti se a voi è piaciuto questo gioco, che cosa ne pensate. Vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo.